dire. Ebbene, dirovvelo. Vi giuro che sarebbe il più bel vanto se sorridessi a me, ma a me soltanto, volgendo il suo pensiero ad altri fini, ma senza ricordare i salamini. A me la donna non mi legge in cuore, non vede me, vede l'accordatore. Che bel tipo di mascalzone quando fai gigetto. Però sei un simpaticone quando fai Gastone. Gastone è una satira efferrata al bell'attore fotogenico, affranto, compunto, pallido di cipri e di vizio, vuoto, senza orrore di se stesso. Gastone il disseur, il danseur, l'uomo rovinato dalla guerra, sempre ricercato, ricercato nel parlare, ricercato nel vestire, ricercato dalla questura. Il divo del varietà, il fine dicitore, il cantante aristocratico, il tre ore di buon umore, il ridere, ridere, ridere. Autore, interprete del suo repertorio, creatore. Creare significa mettere al mondo una cosa che prima non c'era. Io vengo da una famiglia di creatori. Mio padre è un inventore. Ha inventato la macchina per tagliare il burro. Una sciocchezzuola da nulla, un pezzettino di legno con un fil di ferro. Questa cosuccia qui è mia. L'ho inventata io, non l'ho fatta neanche registrare, è di dominio pubblico. Anche mio fratello è un inventore, adesso ha inventato un apparecchio per la distruzione delle zanzare. È un piccolo aggeggetto con un saltaleone, si carica, si applica fuori della finestra e fa ps, ps, ps. La zanzara che si trova nella stanza, sentendo far ps, ps, va di fuori credendo di trovare il zanzaro, si approfitta di quel momento, si chiude la finestra, è finita, è finita qui, è irrimediabilmente finita. Gastone, sei magari un bella donna, Gastone. Io ricordo delle sale piene di fumo, piene di uomini, questa era, più che, con questo, perché pieni di uomini? Perché Pedrolini era facile alla gag volgare, al lazzo un pochettino osceno, e allora alcune signore rifuggivano. Mi ricordo che Silvio D'Amico mi raccontava che una sera incontrò per il corso, lui era insieme a sua moglie, Pedrolini, che andava. La signora disse: io verrei molto volentieri, mi hanno detto che lei è molto sboccato. E Pedrolini dice:
E la signora D'Amico si lasciò convincere a seguire il marito a teatro. Ed era naturalmente nelle prime file. Arrivato nella famosa scena, Stavlio stava recitando il Pulcinella. Arrivando al famoso momento in cui doveva dire delle brutte parole, lui non parlò. E la spalla continuava a incalzare e Pedolini taceva. E la spalla continuava a incalzare e lo solleticava dandogli la possibilità, come tutte le spalle, io ho fatto la spalla in teatro, lo so, perché il comico trovasse la battuta ancora più pungente. Petrolini taceva. La spalla intuì, probabilmente questo sta preparando qualche grossa gag, e aumentava in queste punzecchiature, finché Petrolini scoppiò, naturalmente come Pulcinella, dicendo: ringrazia che in prima fila c'è la signora D'Amico, se no ti avrei detto questo, questo, questo e questo, e disse tutte quelle cose che aveva taciuto prima. Ettore Petrolini comincia da giovane nel teatro di varietà, anzi nel teatro delle varietà, come si diceva allora. Poi piano piano il suo repertorio, le sue trovate, le sue gag, le sue filastrocche, i suoi personaggi cambiano, ma più che cambiare, diciamo, si irrobustiscono, si sviluppano. E qui abbiamo visto appunto uno degli esiti più divertenti ed esemplari, appunto, nel personaggio di Gastone. Gastone non è di quel tempo, ma c'è nel per forza di... Chi è questo oggetto? La balia. Oh, sono felicissimo, bella balia, sono rapito di questo incontro, e la mia medicina è l'umilissima schiava del vostro baliatico, ed io vorrei pure essere il fortunato marmocchio che poppa il latte delle vostre buone grazie. Tutti i miei rimedi, tutta la mia scienza è a vostra disposizione, oh bella balia. Con vostra licenza, signor medico, fate piano. Non facevo forte, è vero? Io sono suo marito. Ebbene, non siete contento di essere marito, volete anche comandare? È l'ufficio del medico di visitare i latticini della famiglia. Ed ora, di grazia, annunziate il mio introito. Viva Lucindina, fanciulla muta,
ora vedi chi mi aiuta, il gran dottor. Ippocrate dice che noi ci dobbiamo mettere il cappello. Dove lo dice? Nel suo capitolo dei cappelli. Di grazia. E questa la malata? Ma no, è la balia d'un mio bambino. Voi avete un bambino? Certamente. E perché? Perché? Conoscete il genitore del vostro bambino? Ma... sta bene? Se ne avete la certitudine, andate a custodirlo. L'onore fa voglia da tender l'acqua, noi altri magnati quella. Tatti 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 tamu tamu tamu, oh quale orror! Oh fanciulla deliziosa, fina, fina, una donna che non parla vale un tesoro. Dina viva lucindina, fanciulla muta, ora vedi chi vi aiuta, mi rendo conto. Grazia, introducetemi nella stanza del cadavere. Oh. Ecco una bella malata di cui un uomo sano se ne accomoderebbe di tutto cuore. L'avete fatta ridere! Le ho toccato il paperazzuolo! Dunque, che male vi sentite? Ah! Riepiloghiamo! Ho capito, ha mangiato un sillabario. È diventata muta e per questo abbiamo procrastinato le nozze. E perché avete procrastinato? Chi è quel citrullo di marito che vuole che la moglie parli? Dottore, metteteci tutta la vostra scienza. Metteroccela. Sente dei grandi dolori? Terribili! Benone! Come? Perché quando il malato è molto malato, vale a dire che è meno malato. Sono parole che Cicerone ha detto. Capite il latino? No! Capite il latino? No! Cabrigias arcituras, nominativo ales, musa la musa bonum etiam assicuaram, et substantivo, et adiectivo, et numerum, et concordum, et casus.
Ora questi vapori, venendo a passare nel lato sinistro dove abbiamo il cuore, ne avviene che il polmone, che in greco chiamiamo hormian, avendo comunicazione con il cervello, che in latino chiamiamo cubile, incontra nella detta strata i detti vapori che riempiono il ventricolo dell'omoplata, per cui ossa band surrequit necit brus. Ecco la causa che vostra figlia è muta. Slettatela ed appoltronatela. Terapeutica con massaggio turco e ginnastica bolero, onde provocare la rotondificatitù di nigrazione della parte. Signore, vorrei pagare il vostro disturbo. Cos'è questo volgare rumore? Non posso prenderne. Signore? Per chi mi prendete? Di grazia. Affatto. Vi prego. Ecco fatto. Sono tutti buoni. Non so. Polso che non agisce. Ma io non sono ammalato, signore. Voi non siete malato ed avete l'ardire di presentarvi dinanzi a un cerusico? Andate ad acquistare una malattia. Desidero pregarvi di un favore. Io sono innamorato di Lucinda e suo padre vuol farla sposare ad un altro. Osare di indirizzarvi a me per servirvi del vostro amore? Signore? Cala. La malattia di Lucinda
è un'invenzione per liberarsi da un matrimonio abominevole. Signore, voi mi avete dato una tenerezza inconcepibile. Ed io a rischio di perdervi tutta la medicina o ammazzo la malata? Signore. O sarà vostra. Ora, voi ascoltatemi. Io vi darò opportune istruzioni. Dunque, ricordatevi le mie istruzioni. Ma io non so nulla, né di greco, né di latino, né di medicina. Voi non sapete nulla di medicina? No. Attendete un lampino. Adesso siede, dottore. Non ho avuto mai altro diploma. Come? Non siete dottore? No, non lo sono e non lo sono mai stato. Ma se seguita così, rimango in medicina per tutto il resto della mia vita. La carriera del dottore non è poi una cosa tanto difficile, perché in tutti i casi gli errori sono sempre del malato che se ne va all'altro mondo senza il parere del medico. Ciò che c'è di bello nella nostra professione è che non si è mai sentito un cadavere protestare del medico che lo ha ammazzato. Occultatevi agli occhi paterni. Chi è costui? È il becca morto. Il becca morto? Oh. Ma qui non becca il morto. Becca il vivo. È uno speziale. Appropinguatevi. Avete portato il vostro unguento a suo tempo. Volete ascoltare le di lui istruzioni? Mi raccomando, cospargere, espergere, indi detergere. Conoscete Ippocrate? Affatto. Ippocrate era un grand'uomo. Ippocrate era Ippocrate, anche adesso ve ne sono molti di ipocriti, ma... Ippocrate come Ippocrate, non se ne trova. Attenzione! No, non sono affatto capace di mutar parere. Oh, virtù della scienza, mio figlio parla! Parla! Non ho recuperato la parola solo per dirvi che non avrò altro sposo che Leandro. Oh, quali accenti! Figlio ribelle! Ogni osservazione è inutile. Così voglio e così sarà. Che impetuosità di parole! Dottore, fate che mia figlia ritorni muta. No. Preferisco far diventar sordo il genitore. Smantellatemi.
non vi adontate, medicamenterò io questa faccenduola. Dunque avete ben compreso, una presa di fuga purgativa mischiata con dei coniugami in pillole. Avete ben inteso? Andate a medicamentarla. In giardino, attendetemi sotto quell'albero di sogliole. Mai, Leandro, sposerà mia figlia? Giammai! 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 Oh. Padrone! Padrone! Vostra figlia è fuggita con Leandro! Eccolo qui, il traditore! Impedite la sua fuga! Lo farò impiccare! Perdono! Perdono! Perdono, 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 perdono! Sì, perdono! Lo dico, perdono! Perdono, sì, perdono. Ah! Già vedo le inferriate della mia orribile prigione! Ah! I ceri! Le torce del mio funerale! Ah! La mia salma! Il mio salmone! Un momento! Signore, non ho voluto rapire vostra figlia. Desidero riceverla dalle vostre mani. La morte di mio zio mi lascia erede di tutte le sue ricchezze. Allora, vi dono la mano di mia figlia! La medicina l'ha scampata bella! Ah, Ribaldo, paltoniere, Manigoldo, guarda dove si va a cacciare la moralità! Per voi resto domestico. Per voi sempre dottore. Per questo gentil pubblico, umile e servitore. Avete visto con quanta libertà, con quanta autonomia Petrolini ha commesso la battuta di un spettatore, sentiva un colpo di sentire. Insomma, era come un po' se si togliesse la maschera del personaggio e usciva fuori da questa maschera il volto di Petrolini. E magari si scopriva che era una maschera anche quella. Ma a proposito sempre della maschera e delle maschere, ecco a voi Fortunello, una delle maschere appunto più famose di Petrolini, il campione della scemenza, il campione della comicità più assurda, forse anche un po' l'antesignano di tanto teatro dell'assurdo, quello di Ionesco, quello di Achille Campanile. Ecco a voi Fortunello. Estetico, asmatico, linfatico, cosmetico, amo la Libia, la fibbia delle scarpine, delle donnine cretine, sono disinvolto, raccolto, assolto per inesistenza di reato. Ho una speciale predilezione per la fanciulla del vest, il polo nord e la carta moschicida. Ma tutto ciò che sono non ve lo posso dire, a dirlo non son buono. Proverò a cantare,
sono un uomo grazioso e bello, sono un fortunello, sono un uomo ardito e sano, sono un aeroplano, sono un uomo assai terribile, sono un dirigibile, sono un che va dal fulmine, sono un parafulmine, sono un uomo senza nei, sono il 26, sono un uomo eccezionale, sono un figlio naturale, sono un uomo della riserva, sono il figlio della serva, sono un uomo senza boria, sono il caffè con la cicoria, sono un uomo ginegetico, sono un colpo apopletico, sono un uomo sapalese, sono un eschimese, sono un uomo equivale, sono un neutrale, sono un uomo senza coda, sono una pagoda, sono un uomo che pesa un gramma, sono un radio telegramma, sono un uomo di Istanbul, sono un parasol, e se non mi capite, sono una polmonite, sono un uomo condiscendente, sono un accidente, sono un uomo della Lega, del chi se ne stroficcia, sono un uomo che fa di tutto, sono un farabutto. Ma tutto necessario per trasformarmi e concluderò con Nerone. Ti pare che ci sia molto Petrolini oggi o in questi anni recenti nel teatro e forse nel cinema italiano? No, non credo. Non credo ed è un peccato, perché Petrolini, dichiarando la sua stupidità, tra virgolette, dichiarandola, attuava un'operazione intelligente, un'operazione di comunicazione, di una strizzata d'occhio particolare. Oggi non mi sembra che ci sia. Se poi per Petrolini si intende la vivacità, una sorta di allegria, anche se non cordiale, ma comunque di fatto vitale, beh, nel teatro italiano in questo momento, nel teatro in particolare, no. Ma poi in generale tu sai benissimo che tutto quello che è inerente a una tradizione del comico viene sempre considerato minore, per cui molta gente spesso preferisce non andare nel comico, se non nel cosiddetto comico classico, che io definisco normalmente comico che non fa ride. E per esempio, non so, in Alberto Sordi o Monica Vitti, per esempio, per stare al cinema, una di tanto in tanto, delle pennellate petroliniane, ti pare di... Beh, Monica non lo so, ma in Sordi senz'altro. Sordi forse è stato quello che più si è accostato allo spirito, che poi non è solo petroliniano, intendiamoci, Petrolini ne rappresenta forse così una sintesi, ma è romano, è uno spirito tipicamente romano, del romano fino a che lo spirito romano era riconoscibile, cioè una certa icasticità, una certa cattiveria, una certa... ma cattiveria teatrale, voglio dire, anche per strada, quando ancora le strade erano un palcoscenico a Roma, la battuta romana è sempre stata particolarmente ficcante, no? Ma non tanto per cattiveria, per mancanza di umanità, ma anche forse per avere una comunicazione più precisa, più diretta, più rapida, insomma. Quindi la sintesi è sempre un po' più cattiva della dilatazione. Senta Scaccia, ma a questo proposito, cioè a proposito di Petrolini e il fascismo, se ne sono dette tante, e oggi quando noi vediamo il celebre Nerone, si dice, si pensa che quella fosse una parodia di Mussolini, del Duce. Non era così. Non è vero, perché il Nerone è nato molto prima del fascismo, è nato prima dell'avvento del fascismo, però... Petrolini durante il fascismo si compiaceva di ripeterla spesso, non è vero? Egli dava giù, imitando addirittura la voce del Duce, il Duce che andava a sentire Petrolini e si scompisciava dalle risa stando nel palco. Probabilmente Mussolini era meno suscettibile di altre persone politiche alla satira. E per quello che riguarda Petrolini fascista, sì, se ne sono dette tante, ma Petrolini era fascista come, innanzitutto, dovevano essere tutti quanti coloro i quali volevano campare con il proprio lavoro in maniera determinante, come per un attore è appartenere a una determinata corrente politica, meno me,
io sono al di fuori di qualunque corrente. Sì, ho preso la tessera dei radicali, ma perché non sono politici che in un vago senso. Ma Petrolini, pur tenendoci ad avere la giacca di Orbace, come dicono alcuni, lo era come Molière, era monarchico. Se voleva lavorare doveva naturalmente il signor Molière dedicare a Madama o a Monsieur i suoi lavori. E così Petrolini, per avere la possibilità di andare all'estero, di essere quello che era, di far vivere la sua compagnia, di far vivere se stesso, nell'auge in cui lui poteva vivere, e ad avendo Mussolini capito l'importanza, più di una volta Mussolini fu esortato da alcuni suoi collaboratori a non dar molto ascolto a questo comico d'avant spettacolo che gli rompeva le scatole, e Mussolini non volle ascoltare questo e lo favorì. Lo favorì facendogli fare tournée, perché Petrolini nel mondo era una voce di italianità. Cosa c'è da ridere? Mai visto un imperatore? Dove sono? Chi è questa plebaglia che mi osserva? Ma io dove mi trovo? Ciel che vedo, la vista mi si abbaglia. È un mondo vecchio, è un mondo nuovo, ma non scavato adesso. Però spiegare bene, io non saprei se qui ci vedi oppure mi ci ha mandato. Se andate a comprare questo articolo ai magazzini al Duomo, trovate che l'avevo mercato. Io lavoro sulla pubblica piazza. Per conto della ditta Bombardi Norcia, vorrei fare uno sbocco di sangue se non ci metto. Tirati indietro, ragazzo, lasciami lavorare. E non lavoro per il bisogno, perché del bisogno Dio ne abbiamo abbastanza. Da me le caro 4, le caro 3, le caro ancora, quanto lo vendo? Una lira al metro. No, portalo via, faglielo vedere. Se non piace, passiamo ad altro articolo. Ho tempi andati di guariarsi prodi,
cuori d'acciaio ed animi di vetro. Ov'è più quel Muzio, quel popò di Muzio? Muzio? Muzio scevola che ardito l'Etrusco uccise e il braccio suo si forte lo mise al fuoco e lo lasciò arrostire. Ma sarà vero quell'affare lì? Lo affermano gli storici. Mi pare che bruciasse un po' troppo. E Attilio Regolo? Che per regola tua e mia non l'abbiamo mai visto né conosciuto. Che tempi! Che bell'epoca quella del grande Ulisse, che qual guerriero impavido sempre pugnando visse. I tempi che vantarono Omero ed il Nasone, più giù cantò Virgilio e poi cantò Nerone la celebre canzone. Mucrone, abbeverami, dammi bere. Vi punge vaghezza di ascoltare gli ultimi miei versi? Orai. La Tinca disse a Luzzo: dove te vai, o Luzzo? E le rispose il Luzzo: nel lago di Braguzzo. Morale: o Tinca, o Luzzo, o lago di Braguzzo. Bene, bravo, bis! Lo vogliamo distinto. Buon gustaio. Morale: chi casca si fa male, a molti il vizio fa quel servizio. Ma in questo triclinio imperiale io non vedo Poppea. Poppea? C'è Poppea? Non essere gelosa, Poppea non poppa più. O è Poppea? Che c'è? Mi desideravi, Cesaretta? Una moltitudine. Ti bramavo. Salve, o matrona. Salve. Salvi ai fegatelli. Ora non è più matrona, è matrina, eh? Tosta come un fico di autunno, degna di essere ternata in un marmo di Fidia. Peccato che ti fai sempre più poffice. Meglio se sta abbondare quando è picere. Al contrario di te, che sei ossi, si bussi, si pelli, si nerbis e ciccia punta. Dimmi, vuoi promenare? Sì. And spazzirne? Sì. Spaziamo. Sei stanca? Nein. Nein. Mein gross lieben Schatz, gib mir ein Kuss. Sarai sempre la mia sgrinfia? E anche, Eglo, c'è Calvia. Sono di rimorchio? Io non le posso soffrire. Ebbene, dopo ci divertiamo a sopprimerle. Siano tolte 100 schiave adatte per regalarle a Poppea. Grazie, io mi ritiro. Poi mi ritiro anch'io. Ave. 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 Addio Cesaretta! Addio Cesaretta, ci vediamo stasera! E io come farò senza le schiave? Bada che t'ammollo uno sganassone che vai a finire dentro a quel palo! Per la coda di Pluto, io sono gelosa! Per l'ombelicolo di Nabucodonosor, badate che io schiavo non sono! Di quella vana, di quella vana. Chi l'ha fumato quella vana? Eh? Sei. Amilcare. Amilcare. Amilcare.
Levemela davanti se non vuoi che io la sgretoli o la frantumi, la polverizzi come il vetro di un orologio fra l'ingranaggio di una dinamo. Ave, Cesare Augusto, Petronium l'arbitrum elegantiare. Qual novità mi vecchi? I cristiani. Quante volte ti ho detto che non voglio che vieni nel triclinio con la pippa in bocca? O sei preso il triclinio per un fumoir? Il poeta. E tu che sei poeta e sei dell'arte, al fischio del vapor la pippa parte. Non ti do un pugno in testa perché il gibus è mio. Cesare, la plebe si lamenta, vuole pane, olio. Se sterzi. E se sterzi tu, perché devo sterzare anch'io? Gastigherò questi ignorantissimi plebei seguendo il consiglio di Tigello. Tigello, ci sei? Stacci. Diamo fuoco a Roma, ne facciamo un'altra di cemento armato. Che ve ne sembra della mia idea? Sì, coraggio ci vuole. Ebbene, andrò io. Vai tu? Ti ci volevo mandare io, ma se ci vai da te è meglio. Amilcare! Tot, brucia tutta Roma. Fai un incendio ben fatto. Cesare, vado. Va. Vai, vai e torna presto. Ti aspetto qua. Addio. Mugrone! Mugrone! Dammi la cedra! Cesare, è scordata! No, non è scordata! Se è qui vuol dire che me la sono ricordata! Ma non vuol dir nulla! Un popolo geniale improvvisa senza la lira! Musica e parole degne di Nerone! Piripi, piripi, piripi! Sto componendo la seconda parte. Ho lasciato aperto il lavandino. Tigello, l'impero è mio. Quando vuoi fare pru-pru, ti fai un impero per conto tuo. Alla cuccia. Torniamo all'antico, faremo un progresso. Io, a fuoco! Che cosa? Tutta Roma! Per la luce di Elio, ma non lo sai che è stato un ordine mio? Barba di rame, perché ciò facesti? Perché Roma è mia! Fammi salvare almeno il mio guardaroba! Guardaroba, guarda! Ma io non faccio mica il pompiere! Oh. Aspetta, posso telefonare? Pronto? Pronto? Si capisce? Se sono qui vuol dire che sono pronto! Anche lei è pronta! Oh, che prontone! No, signorina, mi metta in comunicazione con il corpo. No, no,
con il corpo dei vigili. Eh? Proprio adesso? Va bene, vada pure. Che c'è? Adesso vieni. È venuta? No, ma vieni, vieni. È già venuta. Oh, ammiro la di lei solerzia. Sì, adesso parlo col vigile. Oh, quanto è vigile lei. Sì, c'è un incendio. Lei parla con il signor Nerone, dal Palatino, sì. C'è un incendio di fuoco, si capisce, non si dimentichi, eh. Ci faccia un nodo al fazzoletto quando vengono i suoi amici, glielo dica. Eh? No. 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 Lei mente. Lei mente sapendo di mentire. No. No. Ma che c'è? Mi dica che non è vero. Mi dica che non è vero. Ma che c'è? No. Dice che è venuto un pompiere qui e ha lasciato un ombrello, guarda un po'. Ma no! Da fuoco tutta Roma! Amarte l'incendiario! Amarte! Litichino! Ma no, è di là, è il popolo! Cosa? Cosa vuole questa vile moltitudine? Mamma mia, mamma mia! Il tuo sangue! Diamogli quello di burro! Burro, prestami il sangue, vieni! Lo vedi? Quando ti serve il burro come si squaglia? Tigellino, vuoi morire arrosto per me? E non temi che la mia morte sia il segnale della rivolta per i pretoriani? Amarte il matricida! A morte il matricida, io sono orfano. Cesare, però non fuggi. Basta. Il pubblico mi deve perdonare questa civetteria professionale. In questo momento sparisce l'attore. Subentra la vanità, l'amor proprio del tecnico di teatro e di cinematografo. Questi corretti interni mi sembra che siano fatti bene, vero? Ma il pubblico non li ha capiti. Adesso lo faccio rifare. A rifarla un po'. Amarte il matricida! Amarte! Per quello che gli do fanno miracoli. Adesso glielo faccio fare una dozzina di volte. Ma Cesare! Che c'è? Ma va! Tu sei responsabile dell'incendio! Ma va! Ma chi t'ha detto? Ma mi ha detto da là! Sono responsabile dell'incendio? Sì! Ma no, sono assicurato contro l'incendio! Parla al popolo! Aspetta, parlo al popolo! Che emozione affrontare la turba! Oh, quelli lì vanno i guadini, oh. Aspetta, che idea! Il popolo è mio, l'ho qui in un pugno. Otto! Quattro! Lo vedi? È il popolo, quando lo fai giocare, a bocca subito. Guarda! Cinque! Otto! Ordina un altro mezzo litro che si ribeve. Sei! 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 Stupido! Ignobile plebaglia, così rincompensate i sacrifici fatti per voi, ritiratevi, dimostratevi uomini e domani Roma rinascerà più bella e più superba che Pria. Bravo! Grazie. È piaciuta questa parola, Pria. Il popolo, quando sente le parole difficili, si affeziona. Ora glielo ridico. Più bella e più superba che Pria. Bravo, grazie. Più bella e più superba che Bravo, Pria. Bravo, grazie. Più bella e più superba che Bravo. Bravo. Più bella che Bravo. Bella che Bravo.
Grazie! Bravo! Grazie! Bravo! Lo vedi? Il popolo, quando s'abitua a dire che sei bravo, pure che non fai niente, sei sempre bravo. Guarda, che da tu nonno. Domani quanti ne abbiamo del mese? Domani saranno fatte grandi distribuzioni di vino, di olio, di carta moschicida e di sesterzi. Panem e te circenti. Panem e te circenti. C'è pure uno che parla bergamasco. Eccomi a voi tutto d'un pezzo, io vi darò tutto, basta che non domandate nulla. Ed ora vattene, diletta ciurmaglia. Abbatte! No! Profumo de rose, di galoppo, di palizzetto.